Buongiorno, ciao ragazzi, ben ritrovati. Come va? Spero tutto bene. Allora, ieri abbiamo fatto un discorso relativo a quello che è il momento della Juventus, alla posizione di classifica, a quelle che possono essere le prospettive finali, a quelle che devono essere le prospettive attuali. Non voglio tornare particolarmente sull'argomento, vi invito a recuperare il video, l'ho lasciato qui sopra nelle schede, potete trovarlo lì o andarvelo a vedere direttamente sul canale. Ci sono alcuni ragionamenti che secondo me sono da tenere in considerazione, perché sennò il rischio è sempre quello di andare da una parte e andare dall'altra. Io credo che quella sia la situazione e deve rimanere quella. Vi faccio un esempio. Ieri parlavamo della prossima giornata di Serie A: la Roma contro l'Inter, il Napoli contro il Milan, la Lazio contro la Fiorentina, la Juventus contro l'Hellas Verona. E data la situazione attuale di classifica, è molto probabile poi arrivare a vedere una Juventus che possa essere al primo posto in classifica, magari, dato che sulla carta la Juventus ha la partita più facile e l'Inter e il Milan invece hanno due partite un pelo più complicate, con tutti gli avversari più di livello. Quindi viene naturale pensare che Inter o Milan possano perdere qualche punto, parlo principalmente di queste due perché ci sono davanti, il Napoli c'è dietro, quindi una tra Milan e Napoli perderà dei punti in relazione alla Juventus, che sia un pareggio, quindi entrambi ne perderanno due, o magari una vincerà e quindi allungherà, magari il Napoli si avvicinerà alla Juve, oppure il Milan si allontanerà. In ogni caso, Milan e Napoli, che sono sopra e sotto di noi, qualcosina cambierà. Magari sarà un pareggio, speriamo, io spero sempre nel pareggio quando si affrontano gli avversari, perché significa splittare i punti, se ne guadagnano due invece che tre, quindi uno viene perso. Questa deve essere un po' la considerazione da fare. Ma anche se la Juventus arriverà al primo posto in classifica domenica o lunedì, quando sarà, quando terminerà la giornata di Serie A, bisogna sempre rimanere concentrati sul fatto che la Juventus, anche da prima in classifica dopo 10 giornate, non ha vinto niente. Non ha vinto niente. E non serve a niente essere primi dopo 10 giornate. Infatti, ieri facevamo anche il ragionamento, il discorso, non tanto della posizione, quanto più del distacco che dovrà essere finale, ovviamente. Si può iniziare a parlare di un'eventuale fuga che può essere la Juventus, l'Inter, il Milan, il Napoli, non lo so. Non so se ci sarà una squadra che riuscirà a staccare soltanto quando inizieranno a esserci dei veri e propri punti di vantaggio. Ma anche con 6 punti di vantaggio e con uno scontro diretto da giocare, tutto viene annullato. Non dimentichiamoci mai che nelle prossime settimane, appunto, andremo ad affrontare l'Inter e il Napoli, che sono due squadre toste, toste. E io credo che servirà decisamente di più rispetto alla partita di San Siro, vinta meritatissimamente dalla Juventus, e che, devo dire la verità, mi ha ridato un po' di orgoglio dopo tanto, tanto tempo, perché la Juventus che si posiziona lì in classifica, sì, non vuol dire niente, però per il tifoso, io credo che il tifoso si nutra, no? Di queste cose qui. Quindi assolutamente bene, se non benissimo, questa cosa qui. Però io ieri non ho toccato un discorso che voglio fare oggi, e si intreccia un po' col fatto che la Juventus dovrà necessariamente intervenire sul mercato per andare ad acquistare un centrocampista a gennaio. Il perché è ormai banale, è scontato, riguarda le situazioni legate a Pogba e a Fagioli. Già la Juventus nel centrocampo non aveva il suo punto di riferimento più alto dal punto di vista qualitativo. Sicuramente nemmeno oggi stiamo parlando del fiore all'occhiello della Juve, dato che sono usciti due calciatori per squalifica. È curioso vedere come in realtà l'unico giocatore della rosa di movimento, quindi escluso Pinsoglio, senza aver mai ancora giocato nemmeno un minuto, è proprio Nicolussi Caviglia, che è un centrocampista. McKennie si è ripreso un po' la sua posizione originaria, la squalifica di Fagioli probabilmente andrà ad aiutare un pochettino la titolarità di Timothy Weah, che abbiamo già visto anche dal primo minuto contro il Milan, e McKennie andrà appunto a riposizionarsi come mezzala di destra. Però Locatelli, Rabiot, McKennie, Miretti e Nicolussi sono ancora troppo poco per essere il centrocampo della Juve, quindi sicuramente andrà fatto un innesto lì. E il nome, secondo me, più probabile di quelli che potremmo vedere a gennaio sarà quello di Samardžić, perché Samardžić era già un giocatore in uscita quest'estate, aveva già fatto le visite mediche con l'Inter. Si potrebbe ragionare sull'idea di un prestito con diritto, o ancora meglio per l'Udinese, ovviamente obbligo di riscatto, ed è un giocatore che secondo me prenderebbe di corsa l'opportunità di vestire la maglia della Juventus. Quindi Samardžić, secondo me, è l'identikit
del giocatore ideale, perché è un giocatore con delle caratteristiche che mancano bene o male nella rosa della Juventus e potrebbe anche portare il centrocampo della Juventus a due, perché io l'idea di giocare con Chiesa, Samardžić alle spalle di Vlahović nel 3-4-2-1, beh, me la porto ancora dietro, quindi un giocatore che potrebbe dare una caratteristica anche tattica differente. Si parte 3-5-2 o si difende 5-3-2, però quando si attacca Chiesa e Samardžić si posizionano come trequartisti e vanno a prendere un po' quella posizione, con Chiesa che poi si allarga e Samardžić che magari va a dare più manforte, più appoggio. Allora vi chiedo, con l'innesto di Samardžić, la Juventus andrebbe a guadagnare della qualità a centrocampo, andrebbe a guadagnare della qualità nel reparto? Secondo me assolutamente sì. Però prima dicevo che ieri non ho preso in considerazione una cosa, perché quando si parla di rosa per vincere lo scudetto, secondo me si fa un errore. Di rosa da scudetto ce n'è una sola, nel senso, quella lì è la rosa migliore in Italia ed è quella che vincerà lo scudetto, e penso che per tutti sia l'Inter, perché è una panchina lunga, è una squadra qualitativa, la rosa dell'Inter è la rosa di riferimento in Italia. Ma quando si parla di rosa che può vincere lo scudetto, io ci metto dentro tante altre rose. Per quello vi dico, siccome è follia pensare che la rosa della Juventus sia la rosa da scudetto, quindi la favorita per vincere lo scudetto, perché non è assolutamente così. Ma quando si parla di rose che possano vincere lo scudetto, devono entrare nell'equazione anche il Napoli, anche il Milan, anche la Juventus stessa e chissà qualche altra sorpresa. La Lazio l'anno scorso è arrivata seconda, ma come vi dico sempre, non guardate la posizione in classifica, guardate il distacco di punti. Perché dico questo? L'altra sera nel post partita di Milan-Juve hanno fatto questa domanda ad Allegri: perché la Juventus non può essere considerata tra le squadre da scudetto mentre mettete sempre avanti l'Inter, il Milan e il Napoli? E Allegri ha dato questa risposta con la quale si è un po' tradito, secondo me, questa è un po' la mia idea. Ha detto: il Napoli perché sono i campioni d'Italia in carica e quindi sanno di poter vincere il campionato. L'Inter perché comunque è una squadra forte e che l'anno scorso ha fatto delle cose straordinarie, e sul Milan non ha risposto. Perché sul Milan non ha risposto? Perché è ovvio che se fa riferimento all'ultimo campionato, beh, il Milan non era nemmeno arrivato in Champions League ed è andato in Champions League per via della penalizzazione alla Juventus. E quindi il Napoli sì è campione, sì l'Inter magari è andata in finale di Champions, quindi quelle due le puoi mettere avanti, ma allora il Milan è ingiustificato nel ragionamento e nella spiegazione che ha dato Allegri. Infatti lui giustamente, in maniera molto intelligente secondo me, sul Milan è stato zitto. E allora se il Milan viene immesso dentro questa equazione, io credo che la Juventus stessa ci debba entrare di diritto, per quello che è il discorso anche di ieri del senza coppe. Ma attenzione, perché io non sono qui a dire che la Juventus abbia l'obbligo di vincere lo scudetto, abbia il dovere di vincere lo scudetto. Perché quella che è, secondo me, la cosa più bella da tifoso, adesso svesto un po' il panno dell'opinione e vesto quello del tifoso, che sono ovviamente due panni distinti, a volte si intrecciano, però il tifoso è sempre più carnale e passionale nell'analizzare le situazioni, è che la cosa di cui io mi accontenterei è di lottare fino alla fine per lo scudetto. Perché negli ultimi anni questo non l'abbiamo mai fatto. Cioè, quando io sento che l'obiettivo della Juventus è entrare nelle prime quattro, perché io mi altero? Perché quello non può essere l'obiettivo della Juventus. L'obiettivo della Juventus deve essere di lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata, a maggior ragione senza coppe, in questa situazione, in un campionato in cui non c'è una squadra che, nonostante l'Inter abbia la rosa migliore, le sta spaccando tutte, perché ogni tanto stecca pure l'Inter, perché è umana pure l'Inter. E allora io voglio, proprio questa è una mia volontà da tifoso, che la Juventus arrivi a lottare fino all'ultima giornata. Poi lo perderà magari anche di 7 punti, 8 punti, 10 punti, ma quei punti verranno fuori nelle ultime giornate dove magari noi andremo ad arrancare per limiti tecnici, per limiti tattici, per tutto quello che volete, e ci sarà una squadra che si meriterà lo scudetto e andrà in avanti. Ma anche se lo perderemo di 4-5 punti, non lo so, però a me piacerebbe arrivare ad aprile, a metà aprile, a inizio maggio, con ancora la speranza di dire siamo ancora in corsa. Perché adesso io faccio una domanda a cui mi piacerebbe avere una risposta nei commenti: voi ci credete nello scudetto?
perché io ci credo, perché matematicamente la Juve è lì. Poi se dovete chiedermi, secondo te la favorita è la Juventus, vi dico di no. E anzi, che probabilmente la Juventus arriverà a classificarsi lontana a livello posizionale dalla vetta. Ma anche se arrivo terzo, come magari è stato l'anno scorso ai punti, ma 5-6 punti dal primo posto, che significa essermelo giocato fino all'ultima giornata, per me la stagione sarebbe già da salvare. E sì, sareste nelle prime 4, avreste completato l'obiettivo delle prime 4, ma quello che ti lascia dentro è tutta un'altra roba. Io credo che la differenza sia tutto lì. Se dobbiamo parlare della rosa da scudetto, per me non c'è partita con nessuno l'Inter, perché è la rosa migliore in Italia. Se dobbiamo parlare delle rose che possono vincere lo scudetto, allora anche quella della Juve deve entrare di diritto nell'equazione, anche se non è la migliore in Italia, perché sennò si rischia di confondere e mettere tutte le robe dentro. Perché che vincerà ce n'è una sola, ma gli ultimi 2 anni ci hanno detto che non ha mai vinto la più forte. Ha vinto quella che sul campo ha fatto quel qualcosa in più, che se l'è meritata di più. Il Napoli con un gioco meraviglioso, il Milan con veramente una cattiveria e una forza di volontà di rimanere attaccato alle partite anche nei momenti più complicati. Perché? Perché stava cercando di costruire quel qualcosa di incredibile e l'ha fatto. E infatti poi si è visto, l'anno dopo il Milan non era la rosa più forte, per arrivare a incastrare quello scudetto lì sono andati anche oltre i loro limiti e hanno sbagliato completamente la stagione. E non credo che sia una coincidenza se il Milan quest'estate va a rifare la squadra. Cede Tonali e con quei soldi va a comprare 5, 6, 7, 8 giocatori forti, di prospettiva, su cui bisogna lavorarci e che bisogna anche aspettare. Perché? Perché aveva capito che il ciclo precedente era completamente finito, si era completato con lo scudetto e non si poteva più lavorare sulla mente, sulla volontà di determinati giocatori. Bisognava fare anche qualcosa di più e l'ha fatto. Quindi questo, secondo me, sono dei ragionamenti importanti che tante volte vengono confusi tra di loro. Cioè, quando si dice la Juve ha la rosa per vincere lo scudetto, cioè si presuppone che sia la rosa più forte. No, non lo è. Ma che pensare che questa rosa non possa lottare e magari pure vincere lo scudetto, secondo me è follia. Per me è follia. Se poi mi dite è la rosa più forte? No, assolutamente no. E probabilmente sono davanti anche il Milan e il Napoli perché hanno attraversato dei percorsi di valorizzazione negli anni precedenti, cosa che la Juventus purtroppo non ha attraversato se non in alcuni giocatori. Quindi queste, secondo me, sono differenze da lasciare lì in evidenza, perché sennò poi si rischia di far passare i messaggi sbagliati e il giochino poi diventa sempre quello: chi ha la squadra più forte deve vincere lo scudetto. No, non è così. Perché ci possono essere in mezzo determinate cose. Quando la Juventus vinceva gli scudetti e aveva la rosa migliore, aveva una rosa terribilmente più lunga, in grado di affrontare tre competizioni ed arrivare in fondo in tutte e tre. Ecco, io in Italia non vedo quella rosa in nessuna se non l'Inter, ma che è ancora decisamente anni luce lontana dalla qualità e dalla lunghezza qualitativa di panchina della Juve degli anni d'oro, perché l'Inter è una squadra molto forte ma non si avvicina alla Juve di quegli anni lì. E a tal proposito c'è sempre quel video su Moise Kean che voglio portarvi, e secondo me un parallelo interessante si può fare pure con l'Inter, che ieri ha vinto in Champions League e il gol decisivo è stato segnato da Alexis Sanchez, che è un giocatore che ha avuto una storia un po' particolare proprio con l'Inter, ma poi ne parleremo nel prossimo video. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti.